Ebbene sì, bisogna dire che sembra ormai passata la moda del LOL Surprise, nel senso che le aperture non vanno ormai più come prima. Perché purtroppo le aprono tutti. Ormai tutti sono fiondati in questo mondo, anche chi non porta giocattoli, ma magari fa make-up, ipoteticamente la LOL Surprise la apre, apro una parentesi, cosa c'entra? Comunque purtroppo è così, portavano visualizzazioni, ora sinceramente non più tanto, almeno per noi è così, vediamo che riteniamo opportuno andare su altre cose e niente, questo è Diciamo che quanto. queste l'abbiamo, allora, questa l'abbiamo trovata a poco prezzo, quindi Esatto, l'abbiamo un presa. prezzo accettabile. Mentre questa ha una storia curiosa e affascinante, ragazzi, perché l'abbiamo trovata dentro un'edicola e praticamente era dentro un box della serie 2, quindi se vi ricordate è proprio vecchie, non ci abbiamo neanche fatto caso, ci avevamo convinti pensando fosse la serie 2, invece ci siamo ritrovati con la collezione High Spy, nella serie 4. E niente, adesso vediamo cosa ho pescato io, perché le ho pescate io e di solito quando le pesco io. Tra l'altro ce ne siamo accorti solo a casa, non prima Esatto, purtroppo. vabbè. Vabbè. E quindi vediamo cosa ho trovato, cosa ho pescato, se ho pescato bene oppure male. La solita apertura delle iSpy assolutamente Dura. Ho disastrosa, poi chiara senza unghie, fatto direi. il semipermanente, speriamo che non. Ecco così, dai, poi ti criticano le unghie. Ecco, vedete ragazzi. Adesso non sono più brutte, tutte sconciate. Conciate. Purtroppo ragazzi, ovviamente voi siete ancora piccole piccoli e non potete capire. Chi ha bambini piccoli potrà capirmi, non ho il tempo materiale innanzitutto per andare a farmele. Cioè, il tempo l'ho trovato proprio per sedere in questi giorni. E tra l'altro chi ha figli piccoli ha sempre le mani di M. Allora, L'indizio ovviamente andrà poi con la lente, il solito indizio con la lente. io qua ho le cordici. E beh, diciamo che quando Chiara avrà aperto la Lil, vediamo insieme l'indizio. Allora, Iniziamo col dire che la ball è fucsia e adesso andiamo a vedere insieme l'indizio. Cane più cuore. sarebbe dog qualcosa? Dog heart dovrebbe essere. Ok. Bene, Sì. andiamo a vedere allora che troviamo nei vari scompartimenti. Allora ragazzi, questa qui era la checklist. Se vi ricordate appunto, c'erano queste qua, le rare, questa qui la Lux e tutte le altre, insomma. Allora, andiamo a Adesso vedere. partiamo con. Allora, vabbè, qua c'è l'anellino, quindi neanche lo apro. E di solito già capisce, Vediamo se eh? Tanto riesco tu già ti ritroverai, quindi capisci. a. Sono delle scarpine fucsia. Sì, ma non sbirciare, se no non vale, Mi cioè. sa che abbiamo trovato la Kansas. Credo. Che mi sa che non ho mai trovato se fosse lei. Con i puntini, le scarpe. Mi pare che non è lei. E infatti, Kansas QT, che tra l'altro non ho mai trovato Andiamo, la Lil. allora andiamo a vedere la borsa perché c'è nuova, quindi. La borsa è stile Louis Vuitton. Esatto, Fate così e beh, bello la parte davanti con l'arcobaleno. bellissimo. Cosa ne pensate? Sotto nei commenti Sì, io ditecelo. vi ricordo il O meglio, trucchetto. lasciate un like a questo video per la borsa della Kansas. Kansas, no Kansas. Vabbè, Kansas, sì. Vabbè, comunque, vi ricordo il trucchetto, se volete, vedete che le borse escono tutte così, mettetele nell'acqua bollente per circa 5 secondi e poi li tirate su e tornano come nuove. Poi le mettete ovviamente in congelatore, tornano come nuove. Ragazzi, questa qui la volevo tantissimo, non l'ho mai trovata. Me l'ha dovuta trovare, diciamo, regalare una mia amica. Eccola qui, però è sempre bellissima. Bene, tu cara ragazza, mi sa che comunque andrai Eh sì, in per vendita forza. per forza. Infatti, non so. Aspetta, lascia, lascia. Guardate.
è lì, insieme alla sua sorellona. Esatto, quindi vendita per Kansas City, vabbè. Perché in realtà esiste anche una città americana. Kansas City. Ma questa però è ispirata a cosa? Vediamo se lo sai. Non lo sai. Dorothy del Mago di Oz. Ok, beh, io non lo guardavo, quindi... Dopo la mettiamo in freezer, così almeno vi faccio... E voi vi piace questa Lil? Questa era la più ricercata, se non sbaglio. Diteci sotto nei commenti se vi piace questa Kansas... Cutie. Che già la cutie dovrebbe dire carino. Infatti. Invece in realtà cutie... si scrive cutie. Sì, però si dice cutie, che in realtà è come se fosse cute, no? Sì. Devo dire carino. Infatti cutie è sinonimo. In abbreviativo, diciamo così. Abbreviazione. Invece preferisco vuoto, così ora fa benzina e sto... Che questa ha bisogno di essere aiutata. Cara giochi preziosi, ma come cavolo le incarti queste cose? Adesso stiamo prendendo appunto la Lis, che vabbè, qualche difficoltà. Cioè, ragazzi, non vorrei dire, ma l'ho pescata io, beh, come al solito, dovete un po', è oro, quindi... La prima, poi, tra l'altro, io non abbiamo mai trovato le oro fino adesso. Quindi prima oro della... delle Ergolf, giusto? Okay. Ok, allora andiamo a vedere chi avremo trovato. Inizio. Questo è l'indizio, dunque. Cos'è? Show off. Quindi una specie di una luce che si spegne. Come se dicesse si spengono le luci dello show, insomma, una cosa del genere. Cosa potrà significare? Allora, andiamo voi a vedere l'oro. Voi magari, sicuramente, vabbè, rispetto a me lo sapete già, rispetto a Chiara... Allora, non potrebbe essere questa, Lil Agent Baby, che questa qui mi sembra che è una della, di quelle della casa delle loro, credo. Potrebbe essere... Questo, Agent, quindi ho la Lil o il pet, oppure chi c'è altro di oro? Basta, possibile? Andiamo a vedere un attimo insieme. Oh mamma. Quindi solo loro due, praticamente. Esatto. Quindi uno o l'altro. O Agent Baby o Agent Pur, non so quale preferisci. Forse il gattino. Devo vedere com'è, però. Non so, devo vedere com'è. Bene, e allora andiamo a scoprire insieme qua dentro cosa abbiamo trovato. Già da questa apertura capiremo molto. Oddio. Borsa. No, io non so. Sinceramente avrei pensato di capire qualcosa. Credo che allora, questa borsa va di... un po' sistemata, comunque. Sì, allora, qui abbiamo lo scacchi blu con manico e contorno fucsia, mentre di qua al contrario. Niente, passiamo al secondo, perché dai colori non si capisce sinceramente a chi potrebbe appartenere. Poi ci sono degli occhiali. Penserei più a non che non sia l'animale, però vediamo. Non so. Occhiali, così. Ancora non riesco a capire perché la pistola non so chi possa appartenere. E invece è proprio l'animale, invece. Ma è un gatto o un coniglio? Io penso che sia un gatto. Oddio, che carino! Premetto che io non ho la LOL, perché se non ricordo male, appunto, questa veniva nella casa delle LOL, mi sembra. No, non nella casa delle LOL, nella... Oddio, nella Bigger, quella la... Quella da 120 euro. Mi pare di sì. Ok. No, la Bigger Surprise o la Bubbly Surprise? No, la Bigger. La Bigger Surprise, quindi quella da 120 euro. Sì. Ok, questo è il suo animale, questo gattino. Allora, questo si chiama appunto Agent Pooh. Quindi una specie di, chiamiamolo poliziotto, gatto poliziotto, gatta poliziotta. Effettivamente non è male, ha questi occhi azzurrini. Questi, oggi mi cade tutto. Questi capelli che... Glitter, ok. Somigliano un po' da vecchio, però fa niente. A parer mio, poi non so a voi a che cosa somiglia questo gatto, però potete dircelo come sempre giù nei commenti. Ovviamente dopo lo mettiamo in freezer e vediamo... che cosa fa. Quindi lasciate un like a questo video, sia per la Kansas che per Agent Pur.
che non è Mrs. Pius, che è il gatto di Gazza di Harry Potter. Però detto ciò, non so che cosa c'entra, Marco, basta dire che gatto. Adesso mettiamo Ok. gli animali in frigo, cioè in freezer, scusate, è più freddo. Eccoci qua. Allora, Kansas ha, vedete, tipo un body Fucsia, fucsia e viola. delle scarpe blu Viola. con un leggero forse giallo o rosa comunque in Sì, fondo. qui ha due cuoricini. Sì, è una specie di magliettina fucsia Sì, viola. Ok. esatto. E dietro è così. Mentre il gattino è così. Che carino il Allora, questa papillon. specie di giacchettina, esatto, Con le zampine fatte le così ha. ciglia nere, questa Sì. specie di No, le ciglia, tipo una maschera. una maschera, Poi ecco. le orecchie nere e dietro. Ha la codina, no, che carino, ha la codina. Che bello. E boh, questo è quanto. Bene, con loro vi salutiamo e vi ricordo di lasciare un bel like per loro e per questo video. E per chi non è iscritto al canale, se volete iscrivetevi. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Bye bye. Ciao!